appunto il Movimento 5 Stelle quando si definiva leaderless, quindi senza leader. Però sono stata, nella fase 1. E sono stata una delle promotrici di una governance diffusa piuttosto che di una figura di un capo politico unico, perché non credo che siamo eterogenei. Allora a questo punto non sembra che non abbiano funzionato nessuno dei due, quindi non avendo una terza via per poter dare al Movimento 5 Stelle una guida, io continuo a pensare che invece ci sono stati due tentativi e che quello della governance pluralista sia sicuramente la soluzione ancora? Migliore alla quale anche sì, oggi? Sì, sì, ancora sì. Oggi? Sì, sì, noi siamo un gruppo molto eterogeneo. Noi siamo un gruppo molto eterogeneo, siamo un gruppo al quale piace confrontarsi anche nelle contraddizioni e nelle diversità. Questa è stata per noi una grande ricchezza perché ci ha permesso di affrontare moltissimi argomenti senza delle ideologie granitiche, ma mettendosi anche in discussione, e probabilmente una governance con più persone rispecchierebbe meglio quella che è l'eterogeneità del Movimento 5 Stelle. Lei fa cenno di no, Giannini, no, chi vede fine... come capo politico? Me lo dica, no, lei. Chi... Conte lo vedrebbe bene. No, io ma Conte io adesso dei sta dubbi. Facendo il Presidente del Consiglio e spero che rimanga per tutta la legislatura concentrato in un ruolo che sta svolgendo in maniera eccellente. Non sarebbe un perfetto leader del Movimento 5 Stelle un domani, Conte? Io lo vedo un perfetto leader, quella che sarà la sua strada politica la deciderà nel momento in cui sentirà l'esigenza di farlo. Credo che oggi sia necessariamente, obbligatoriamente assorbito da un compito che è stato veramente sopra le forze di molti, ma che lui ha saputo gestire con grande competenza. Senatrice Taverna, una delle argomenti